Abete legnami infissi, Sport 1 da 37 anni al servizio dello sport e Verde Sativa presentano il circuito calcistico d'Elite. Quindicesima giornata del campionato Superlega Elite, si affrontano questa sera al campo Romulea, Alba Roma contro DLF Ciampino. Alba Roma con vista sul terzo posto, DLF Ciampino che invece gioca per cercare punti validi per la salvezza. Attenta, poi torna dietro a Giuliani che sbaglia, recupera il numero 9 sopra tre quarti, pensa anche al tiro, guarda la porta, calcia col mancino, pallone largo, quarti, palla dietro verso il numero 9 in area, punta, calcia col destro e c'è il vantaggio dell'Alba Roma, ha segnato il numero 9 alla prima occasione, va in gol la squadra di casa con l'esperienza di Proietti, 1-0. La palla è passata, può correre Franceschi, Meninni chiude tutto, poi va dietro dal portiere Roraccio, Cornetta ha pareggiato il Ciampino sull'erroraccio del numero 6. Tutto fuori, sono a Castagna che riparte per il Ciampino, Castagna va dentro da Carattoli, il pallone è passato, Carattoli corre verso la porta, Carattoli entra in area, supera Minni, Carattoli col destro, si divora il gol del 2-1, ma che occasione per il Ciampino. Duplice fischio del direttore di gara e fine del primo tempo, parziale di 1-1 tra Alba Roma e DLF Ciampino. Errore in uscita, Moro però attento, poi De Santis pressato, poi Castiglione si gira, prova a calciare, Giuliani attento e blocca. Palla lunga verso Lopresti, ora va al limite dell'area, può anche calciare col mancino, Lopresti! Traversa incredibile, poi la palla rimane lì. Viene incontro Castiglione, ma viene servito comunque Castiglione, poi De Santis va dentro sul secondo palo, salgono le torri, c'è la deviazione, palo, punizione per l'Alba Roma, De Santis va dentro, la posizione è buona, doppia deviazione, la palla lì, Giuliani e c'è il gol, provato il gol con Biancucci, deviazione perfetta e precisa sotto rete. E 2-1 Alba Roma. Verso Castagna. Castagna spazio per andare e serve Cornetta. Cornetta in mezzo alla difesa, prova ad andare da solo. Cornetta pensa anche al tiro. Fa salire Frezza. 1-2 con Cornetta. Cornetta! Centrale. Cornetta che la mette giù benissimo. Può partire il numero 21. Viene rallentato e chiuso da Lopresti che addirittura pensa al tiro. Solo illusione ottica del gol, ma ha rischiato di fare un gol pazzesco. E si divora il gol del 3-1, ma la palla ancora lì, ancora verso Fazio, deviazione di Pagnotta! E c'è il gol del 3-1, ha segnato Pagnotta! E allora Fazio può puntare De Sandoli, che è già ammonito. Pagnotta, sta arrivando De Santis. Di là è da solo Castiglione, la palla gli arriva in qualche modo, Castiglione era di rigore! Errore incredibile di Castiglione, ma non perderla, poi la perde Pagnotta, lancia Castiglione, sono 3 contro 2, sta arrivando Fazio di là, Castiglione lo vede, Fazio a porta vuota, erroraccio del numero 17. Oh, è attento Cesare, vediamo di chi è il merito, Como scappa via anche alle mani di Frezza, serve Castiglione, ancora 3 contro 2, anzi 3 contro 3, ottima palla e ha un altro errore sotto porta dell'Alba Roma. Finisce qui quindi il match tra Alba Roma e Ciampino, il risultato di 3-1, 3 punti importantissimi per la formazione padrone di casa che va verso il terzo posto.